partita iniziata con una prima chiara azione da gol nella parte del Verona e poi sono arrivati tre gol in mezz'ora della Roma. È un po' tutta qua. Sì, abbiamo avuto un'occasione importante dopo 3 minuti e poi nel seguente calcio d'angolo hanno avuto, sono andati in vantaggio, diciamo più per me che il nostro che per loro. E sicuramente questo svantaggio ci ha messo un po' in difficoltà, non siamo riusciti comunque a dare uno scossone, a presentare un momento negativo. Vado a vedere gli altri due gol che abbiamo subito, una ripartenza sul nostro calcio d'angolo dove avevamo possesso noi palla, potevamo andare alla conclusione, il secondo gol un tiro da fuori da 35 metri. Mi sembra, ripeto sempre, un gran gioco della Roma, ma che comunque siamo stati bravi noi a contenere. Mi spiace più che altro il 3-0 nel primo tempo, più per il merito nostro, andando ad analizzare i gol. E veniva comunque il Verona, questa sfida si è presentata da imbattuto. Quali sono gli obiettivi della squadra? L'obiettivo principale è ancora la salvezza. Noi siamo partiti per quell'obiettivo e cercheremo di arrivarci presto, più presto possibile, che sarà l'ultima, la penultima, la terza, ultima, fine andata, non lo so, cercheremo di fare più punti possibile, poi vedremo. Dopo la pausa la sfida alla Juventus, sì. Come si affrontano i campioni sull'Italia? Innanzitutto ti dico, cerco di pensare a noi e recuperare tante fortunate che abbiamo. Cercare recuperare le ragazze che sono infortunate e anche la condizione. Questa settimana ci servirà soprattutto per questo. Poi settimana prima della Juve ci prepareremo per andare a affrontare la squadra più forte. Ma penso comunque, quello che dirò alle ragazze, è che queste squadre non si affrontano con la paura, se no entri già con un gol, due di svantaggio. È bello andare a affrontare anche queste squadre fortissime, perché si può crescere sicuramente, ci può stare di perdere, però comunque sono sfide dove ti danno qualcosa in più personalmente. Grazie.